Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come fare nascere e crescere tantissime piantine di basilico al fine di poi ottenerne un raccolto da poter consumare in casa. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quanto sia facile farlo, sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi i semi e lo si potrà fare essenzialmente in due modi. Il primo è che nell'ipotesi che voi abbiate già una piantina in casa, la si lasci crescere, fiorire e quando i fiori saranno maturi e si saranno seccati, raccoglierli e estrarne dall'interno i semini. Ma nell'ipotesi che voi una piantina non ce l'abbiate, trovarli in commercio oggi è davvero molto semplice, si trovano anche al supermercato con estrema facilità. Ed il loro costo è davvero molto basso, considerate che io una bustina contenente 500 semi l'ho pagata a meno di 40 centesimi, quindi se anche soltanto la metà dovessero nascere, otterrei tantissime piantine a un costo praticamente pari allo zero. Al fine di creare un ambiente idoneo nel quale fare nascere e crescere queste piantine, occorrerà creare un mix composto da un 80% di torba di buona qualità e il restante 20% d'argilla espansa o in alternativa, se non lo si ha, del materiale inerte leggero. Procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm ed andare a posizionare sul fondo circa 2 cm di argilla espansa, dopodiché riempire il tutto con il mix appena creato. Procurati i semi e riempito il vaso, non resterà altro che procedere con la vera e propria operazione di semina, quindi fate in questo modo. Metteteli sul palmo di una mano e poi andate a cospargere tutta la superficie che avete a disposizione coi semi. Ok. Dopodiché, con la forchetta, fate in modo di muovere il terreno, ma proprio leggermente, in modo che i semi non vadano troppo sotto il filo del terreno, dovranno rimanere massimo 1-2 mm sotto il filo, in modo che poi non abbiano problemi a venire fuori quando germineranno. Terminato, prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. Terminato di bagnare, se si è in un periodo caldo, quindi dalla primavera sino all'inizio dell'autunno, allora non servirà altro che mettere il vasetto in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, e tenere costantemente il terreno umido fino a che non spunteranno le piantine, dopodiché bagnare solo quando il terreno si asciugherà. Se invece le temperature fossero un pochettino più rigide, allora prendere un sacchettino di plastica ed andare ad inserire all'interno di questo il vasetto, in modo che all'interno si crei un vero e proprio microclima con temperature e umidità costante e semplicemente chiuderlo. Trascorsi soltanto 7 giorni, andando a riprendere il vaso, potremo notare che davvero moltissime piantine sono nate. Avvicino l'immagine per provare a mostrarvi meglio come appaiono le piantine. Sono davvero molto piccine, fate una proporzione con le dimensioni del mio dito. Dopo 2 giorni, andando a riprendere il vaso, potremo notare che le piantine sono letteralmente esplose. Direi che praticamente tutti i semi che abbiamo messo a dimora nel terreno sono nati. È davvero un ottimo risultato. Col passare delle ore le piantine crescono a vista d'occhio, in questo caso sono passate soltanto 12 ore dalle ultime riprese e sono cresciute e diventate alte più o meno un centimetro. Arrivati più o meno al 15° giorno, questo sarà il risultato che si potrà ottenere, quindi delle piantine alte più o meno 2 cm con delle foglioline che si stanno sviluppando davvero molto bene, solo che sono molto vicine una all'altra, quindi fra qualche giorno occorrerà per forza spostarle dal seminzaio a vasi singoli. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono le foglioline oggi. Se le piantine del semenzaio, come in questo caso, sono troppo fitte, quando arriveranno più o meno ad essere alte 3 cm, andranno separate, proprio per evitare che la crescita di una vada a compromettere il corretto sviluppo delle altre. Quindi basterà creare delle piccole zolle, prendere un coltello molto affilato, andare alla base delle piantine e fare dei piccoli riquadri di un centimetro circa e tirare via. Fate in modo di portare via anche il terreno intorno al pane radicale, così facendo eviterete che poi ci sarà un trauma da travaso, in questa maniera. Ottenuta la zolla, questa andrà ulteriormente sezionata in modo da ottenere ogni singola piantina separata dalle altre. Quando lo farete però, ribadisco il concetto, è davvero molto importante che la terra intorno alle radici non venga tolta, quindi semplicemente fare molto piano e separarle, così. Ecco qua.
Quindi durante il travaso potrete riuscire ad ottenere o una piantina come questa con il pane radicale intorno alle radici, che è la soluzione migliore, o una piantina come questa, dove la terra si è completamente tolta dalla radice alla base. Tra le due, l'unica che avrete la certezza che sopravviverà al travaso è questa, proprio perché neanche se ne accorgerà. Invece questa ci sarà il pericolo concreto che purtroppo patirà l'operazione di travaso e potrebbe addirittura nel peggiore dei casi morire. Separate le singole piantine, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con lo stesso mix che si è utilizzato per il semenzaio. Dopodiché fare un foro nel centro di circa 3 cm di profondità, prendere la piantina e semplicemente, stando sempre attenti a non rovinare le radici, andarla ad inserire all'interno, in questa maniera. Fate in modo che rimanga soltanto 1 cm di gambo fuori dal filo del terreno più le foglioline. Una volta fatto questo, bagnare il tutto abbondantemente, fate in modo che il terreno sia ben bagnato. E questo è il risultato finale. Quindi non resterà altro che posizionare il vaso in un punto dove prenda molta luce, ma mi raccomando, non i raggi del sole diretti, perché se troppo forti potrebbero bruciare le foglioline e addirittura fare morire la pianta. Dopo circa 3 settimane dal travaso, questo è il risultato che si è ottenuto, ovvero una piantina con un apparato fogliare che si è perfettamente sviluppato, alta più o meno 5 cm. Trascorse altre 2 settimane, riprendendo il tutto si potrà notare che la piantina è letteralmente esplosa. Adesso supera i 10 cm di altezza ed oltre ad essere una bella pianta, la cosa più importante è che sia sana. Infatti non c'è presenza di funghi, muffe o batteri né sul pane radicale, né sullo stelo, né tantomeno, ma soprattutto, sulle foglie. Direi che il risultato è assolutamente perfetto. Non resterà altro che fare crescere la pianta e quando sarà adulta raccoglierne le foglie. Se volete saperne di più su come curarla durante la fase della crescita, nel box informazioni metterò un link nel quale c'è spiegato praticamente tutto quello che dovrete fare per farla vivere nel migliore dei modi. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di carino. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.